Innamoratissimo, Aloysia Weber, una cantante dotata, molto dotata. 16 anni la prima volta che l'ho vista, canta e suona l'arpa. Oh, magnifique. Le ho composto subito un concerto per arpa e per far contento quello spilorcetto del padre per arpa e flauto. E poi l'ho corteggiata a lungo, per mesi, anni, l'ho corteggiata, le ho scritto cantate, ottime cantate solo per lei. Mi sono dichiarato, le ho scritto, riscritto, mi sono dichiarato sempre più chiaramente, senza possibilità di... Niente, non c'è stato niente da fare, non ne voleva sapere. Wolfgang! Per non parlare di mio padre. Ma se non l'hai neanche vista, papà! Niente, non ne voleva sapere. La famiglia Weber. La famiglia Weber, papà, è una famiglia molto per bene. Pulita, ospitale, madre, padre e sorella. Ma io avevo gli occhi solo per lei, per Aloysia. Poi però mi sono accorto che anche la sorella non era male. Costanze. Wolfgang, mi sono ribellato. Sì, ho 26 anni dopo tutto. L'ho guardata, l'ho baciata e me la sono sposata. E poi ci siamo trasferiti a Vienna. Aloysia Weber, 20 anni. La mia signora, la signora Mozart. La signora Mozart per 8 anni e 6 figli. Ne sono sopravvissuti solo 2, i 2 maschi. Convulsioni, febbri, accidenti. I bambini se ne vanno al creatore così, come passeri caduti dal nido. Oh, Costanze, la mia mogliettina, la mia donnina. Oh, Stanzer, Stanzi, Stanzina mia. Stanzi canta, leggendo a prima vista, ha gusto, orecchio musicale, suonicchia al pianoforte, niente male, Stanzi, la mia donnina, la mia mogliettina. Per un po' mi si è incapricciata delle fughe di Bach. Scrivi fughe, mi dice, io gliele scrivo fughe. Un quarto, mezza, 3/4 di fughe, fughe su fughe, finché mi sono liberato. E finalmente ecco la grande fuga per 2 pianoforti in Do minore. Senti. Che te ne pare, amore? E qui, caro Johann Sebastian, siamo alla pari. Ah, la mia donnina, la mia mogliettina. Oh, la mia donnina, la mia mogliettina. Non riesco a arrivarmi neanche la giacca. La tristezza di partire, perché... Devo partire, amore mio, sì. Io parto molto spesso per lavoro, amore mio, torno. Tornerò presto, concerti, lezioni, composizioni. Devo partire molto all'estero, sì. Ma sento la sua mancanza. Quando sono lontano, ah, se mi manca la mia monella, la mia birbantella lontana, ah! La mia mogliettina. Stanzi. Carissima, carissima, ottima, adorata mogliettina.
Il 28 partirò per Dresda, dove passerò la notte. Il 1 giugno sarò a Praga. E il 4 della mia adorata mogliettina. Prepara quel tuo caro nido tutto ben pulito, perché il mio ragazzaccio se l'è proprio meritato. Si è comportato piuttosto bene e non desidera altro che possedere la tua cosa più bella. Pensa un po', Costanze, Stanzi, che questo birbantaccio, proprio mentre scrivo, si intrufola sul tavolo e si mostra con aria interrogativa. Io gli do uno scappellotto, un pizzicotto, ma il birbone è solo e pizzica, brucia sempre di più e non c'è verso di tenerlo a bada. Allora guardo il tuo ritratto e dico: notte monella, notte birbante. Botta che scoppia, scoppia che botta. Naso appuntito, oh che prurito. Buonanotte Stanzer, topolino mio, dormi bene. Schluckendruck, schluckendruck, stu 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 stu. Buonanotte topolino. Ah, buonanotte. Ho 29 anni. Ho 29 anni. E mi sento creativo, molto creativo, febbrile, quasi isterico, quasi euforico e mondano, sì, molto, molto mondano, sì. Mi affilio alla società massonica, frequento il maestro Haydn, ottimo amico, e compongo come un dannato, 12 concerti per pianoforte, una sinfonia, un concerto per corno, 5 quintetti, tra cui quello per oboe, corno, clarinetto e fagotto, e poi quartetti, tri, sonate, le opere, il Figaro, e poi le prove, e poi le esibizioni come pianista, e poi la direzione d'orchestra, Saperlot, ragazzi, ritmo, ragazzi, e poi le lezioni, e poi serate. Serate a casa di amici a sperimentare nuove combinazioni, forse le ore più felici della mia vita. Sì, sì, mi adorano, ce l'ho fatta, è il successo, sì, lo sento, sono un grande musicista, ce l'ho fatta, oh, ce l'ho fatta, è il successo. Alle sei mi sveglia il sarto. Il sarto. Poi è la volta del parrucchiere. Poi trucco. Un'ora per la toilette. Alle sette, oplà, vestito e truccato. Ora riuscite a vedermi? Fino alle 10 lavoro per me stesso. Poi le lezioni. E nel pomeriggio mi assorbe il mondo della società viennese. Preparazione di accademie, intrattenimenti pubblici, intrattenimenti privati verso questo o quel principe o a casa di amici. Compongo fantasie come questa senza scriverle, senza nemmeno finirle. Ah, rimango per ore a improvvisare da solo o più spesso davanti a un pubblico entusiasta, impareggiabile. Sì, cari, sì, è il mio cerchio magico, ce l'ho fatta, sì, impareggiabile, sì, il re del mondo, sì, Mosà, incroyable, sì, le roi du monde, Mosà, c'est incroyable, Nick.
che sfoglio! Bravo! Non sa, ce l'ho fatta, si le acqua di monte. Che succede? Che succede? Ehi, che cosa? Mozart, il virtuoso, l'impareggiabile, non è più di moda. Come? No, no, non scherziamo, non scherziamo, ma fanno finta di non vedermi, mi evitano per strada, sì. Cosa? Cosa? Bisogna comporre qualcosa di nuovo. Di nuovo? Ma io sto componendo, sto terminando il Figaro. Il Figaro farà buffa in 4 atti. Che debutterà al Burgtheater il 1° maggio. Burgtheater. Il Figaro è stato l'inizio della nostra rovina. Non capisco perché. Ma li ho visti. I nobili viennesi arricciare il naso nei palchi. Non gli è piaciuto, si sono sentiti strapazzati. Figaro, questo servo così sicuro di sé, non gli è piaciuto. Eppure la cavatina. Il chitarrino le suonerò. Il chitarrino le suonerò. Il chitarrino non gli è piaciuto. O forse questo sfolgorante do maggiore, non lo so. Perché invece, amore, invece a Praga, la prima del Figaro è stato un grande successo. Lo cantano salendo e scendendo dalle carrozze. Sì, l'ho sentito io, sì. Una meraviglia, Praga. E invece qui a Vienna mi sento mancare il terreno sotto i piedi. Sono i soldi che mancano. Fiorini, mi servono prestiti per pagare i debiti, per vivere più decentemente. Fiorini, amore. Stanzi, dobbiamo traslocare. Sì, traslocare. Non in una topaia, eh. Stanzi, la famiglia Moser non vivrà mai in una topaia, tartà carambola. Una bella casa, solamente un po' più economica. Sì, non preoccuparti, Stanzi. In un quartiere un po' meno signorile. Dormi, Topolino, dormi. Tac, tac, dormi, Topolino. Dormi. Mio ottimo, carissimo, venerabilissimo fratello, sono perduto. Se mi abbandona anche lei, sono perduto. Le chiedo altri 500 fiorini. Le prometto di restituirle 10 fiorini al mese e poi tutta l'intera somma con gli interessi che vorrà suo. Carissimo, ottimo amico. Oh Dio, invece di ringraziarla giungo con un'altra richiesta. Lei sa che non è colpa mia, della mia tristissima, infelicissima situazione, mia moglie malata, mio figlio Carl, suo umile e devoto servitore. Carissimo, ottimo fratello. Fra 8-14 giorni riceverò aiuti, ma per ora sono alle strette. Tutto può aiutarmi. Suo devoto per sempre. Papà! Mio caro padre, ricevo in questo istante una notizia che rappresenta per me un durissimo colpo.
Sento che lei è molto malato. Non ho certo bisogno di dirle con quanta ansietà attendo da lei una notizia che mi rassicuri. Sebbene mi sia abituato a temere sempre il peggio, poiché a ben guardare la morte è la vera meta della nostra vita, da qualche anno sono entrato in tale familiarità con questa amica sincera e carissima che la sua immagine non solo non ha più nulla di orribile, ma molto di tranquillizzante e consolante. Io ringrazio Dio per avermi concesso la fortuna di riconoscere nella morte la chiave della nostra vera felicità. Io non vado mai a letto senza pensare che, per quanto sia giovane, il giorno dopo potrei non esserci più. Riuscite a vedermi che scrivo questa lettera? Non ricevetti più nulla da lui e la sua morte mi spaventa. Mi spaventa molto. Me la faccio sotto. Una settimana dopo, nella sua gabbietta, è morto anche il mio storno. Sì, il mio adorato stornello viveva con me da 3 anni. L'avevo acquistato al mercato per 34 kreutzer. Ma valeva molto di più. Pensate che il mio storno sapeva cantare le prime 5 note del rondò dal concerto per pianoforte in sol maggiore. Si do re sol fa diesis. Si do re sol fa. Sì, sì, sì. Chiedete a un ornitologo, vi dirà che è possibile. Lui lo faceva, sentite. Io ho bisogno di un uccellino che canta e becchetta mentre io scrivo. Riuscite a vedermi? Riuscite a vedermi che gli pulisco la gabbietta, gli aggiungo l'acqua nella vaschetta, i semini di girasole? Si do re sol fa. Recitiamo dunque un piccolo, devoto Padre nostro alla sua anima. E passiamo ad altro, con l'aiuto di Dio, tac tac carambola, ogni cosa a suo tempo. È arrivata l'estate. Sì, è arrivata l'estate e io mi sono messo a lavorare. Sì, a lavorare come sempre, più di sempre. Sto terminando il Don Giovanni. Sì. Sì, siamo arrivo. Soldi, sempre. È arrivata, amore. Sempre problemi di soldi. Amore, è arrivata l'eredità di papà, è arrivata, sì. È arrivata finalmente. Ci abbiamo pagato solo i debiti. Sì, a Praga, la prima del Don Giovanni, un grande successo, finalmente una bella notizia. Oh, torniamo a Vienna. Soldi, sempre problemi di soldi, che noia! Che noia! Amore Stanzi, topolino mio, dobbiamo traslocare di nuovo, sì. Sì, non preoccuparti, la seconda volta in 6 mesi, sì. Ce la caveremo, come sempre. Tac tac carambola, non preoccuparti. Sì. Vado a cavallo ogni mattina. Me lo ha prescritto il medico per controbilanciare il mio continuo stare seduto. Riuscite a vedere
il grande Mozart a cavallo per le strade di Vienna. Ah, sentite l'eco degli zoccoli. In realtà sono sempre più povero e più solo. Sembra che il mondo si stia dimenticando di me. Le liste di sottoscrizione ai miei concerti sono sempre più magre. I vecchi protettori, gli allievi spariti tutti. Le mie opere vengono rappresentate in tutta Europa e io non ne vedo un fiorino. Ma non mi lamento, non mi lamento, tengo duro e vado avanti, lavoro per non pensarci. Ogni tanto organizzo ancora delle feste a casa, piccoli concerti da camera, piccole prove di opere con il maestro Haydn, ottimo amico, davanti a un pubblico scelto di amici. Negli ultimi tempi è finito anche questo, niente più serate musicali, niente più amici. Haydn è a Londra. Ah. A Londra, sarei dovuto andarci anche io a Londra. Pensate, un produttore mi aveva invitato ad andare a Londra, mi aveva organizzato una tournée, mi avrebbe pagato profumatamente per andare a Londra. Io avevo imparato anche l'inglese, sì. How are you? Very well, thank you. How do you do? Do you want a cup of tea? Haydn è a Londra e la mia mogliettina Stanzia Dorata è sempre a Baden per le sue benedette cure termali, poverina. I miei mobili finiscono un pezzo dopo l'altro al Monte dei Pegni e io sempre più spesso me ne esco di casa e me ne rimango in giro, sì. Non sopporto stare a casa da solo. È tristezza, che orrore. Cos'è questa tristezza? Che orrore. Torniamo alla vita. Cambiamo tonalità. Cambiamo registro, sì. Cambiamo registro. Tac, tac. Sì, meglio. Molto meglio. Mi piace. Oh, mi piace la vita. Mi piace la vita, sì. Mi piace giocare a biliardo. Ve l'ho già detto, sì. Ne possedevo uno con 12 stecche, 5 palle, birilli. Oh, il fruscio dei birilli sul panno mi fa venire ancora la pelle d'oca. E come mi piace andare a cavallo, sì. Quando ero Mozart, l'impareggiabile, mi ero regalato 6 cavallini polacchi, piccoli, eleganti, nervosi, venduti negli ultimi mesi, venduta anche la mia poltrona, venduta lo specchio. Venduto anche il mio biliardo, tac tac carambola, ma...